Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon. Questo è Kerbal Space Program. Ovviamente ho appena cancellato uno dei contratti che non mi piaceva, l'ennesimo contratto per i turisti, e mi è uscito Minimus. Quindi io è che, come vi avevo già anticipato nei commenti degli scorsi video, è tempo di andare su Minimus. E io è che ce la possiamo fare usando già il nostro attuale razzo. Ci dà veramente una miseria di punti scienza, ma ci dà un botto di soldi, quindi va bene. Tanto la scienza è contenta anche lui. La scienza la faremo con gli esperimenti. E però è sbloccare per l'appunto dov'era questo nodo qua, che ci dà l'Icker Storage Container, che ci permette di trasportare più Kerbal, ma non sarà questo il caso. Una scaletta, così potremmo far scendere il nostro mino, magari piantare la bandiera, e un nuovo esperimento. Quindi nei 400 punti scienza che avevamo, 90 lo spesi qua, e altri li vorrei spendere qua per sbloccare i pannelli solari e la sonda. Ma lasciare una sonda in orbita intorno a Minimus o sulla superficie del pianeta, vediamo un po'. Come vedete abbiamo ancora un sacco di punti scienza, quindi non è un grosso problema. Dobbiamo potenziare il centro di ricerca per sbloccare queste cose qua. A tempo debito, quanto costa potenziarlo? 451.000, costa parecchio, quindi dovremmo fare un po' di soldi prima. E vorrei capire come mai non riesco a scendere sugli altri pianeti. Forse devo potenziare questo. Se potenziamo questo ci dà la possibilità di tracciare gli asteroidi, ma è ancora presto. Ecco, sbloccando questo, che costa solo 75.000, possiamo fare EVA e possiamo piazzare bandiere sugli altri pianeti. Perfetto. Un'altra cosa che ho notato è che i Kerbal, reclutarli, guardate quanto costa, 79.500. Quindi quando ci saranno le missioni in cui dobbiamo salvare dei Kerbal, salviamoli, perché costa parecchio assumerne di nuovi. Prenderei il nostro razzo con cui siamo andati su Moon. Sarà un altro episodio lungo, inutile che ve lo dico. Lo modificherei un pochettino. Questo. Innanzitutto aumenterò i paracadute se lo facciamo come l'altra volta. Avessimo delle zampettine migliori, potremmo pensare di... Che si è ribaltato l'altra volta, se vi ricordate. Un po' mi preoccupa questa cosa. Ok, anche deployato le scalette rimangono al loro posto, ma comunque su Minimus, come sulla Luna, possiamo tranquillamente usare i razzetti. Questo l'ha messo solo da un lato. Vabbè. Ah, per aumentare o diminuire la simmetria con X si aumenta, vedete? Con Shift e X si diminuisce. Oppure potete fare il giro. Ritorna a 1. Certo, è messo un po' a... Però ce la facciamo andare bene. Vorrei mettere appunto nei pannelli solari. Così. Togliere questo paracadute. Mentre, vediamo se ce l'abbiamo il decoupler, quello più piccolo. Sento che mi dà un decoupler così. È un po' brutto da vedere. Ah, questi pannelli solari possiamo anche togliere. Un decoupler così e la sonda, appunto. Beh, tanto anche il motore è più piccolo, è così.
Ah no, intanto prendo un attimo tutti i pezzi. Ok, questo ovviamente deve avere i pannelli solari. Mettiamo qua che sono un po' più esposti almeno. Perfetto. Certo, avessimo avuto gli altri decoupler, avrei preferito. Questo va proprio schifo visto così. Brutto che sei. Mamma mia. Chiudiamo un attimo, voglio vedere se abbiamo i fairing. Così chiudiamo tutto dentro al fairing e tanti saluti. Dove si sbloccano? Custom build fairing, questo è lo sblocca. Ok, abbiamo sbloccato un po' di altri pezzi che per adesso non useremo, ma almeno abbiamo anche i fairing. Non mi temete che punti scienza ne faremo a volontà però. Allora, dov'è che sono i fairing? Saranno qui dentro. Saranno qui dentro. Qui dentro. Interessante. Giusto, abbiamo un problema. Allora, non piazziamolo qua, piazziamolo. No, dove lo piazziamo? Qua. Oh, ok. Forse riesco a capire come funziona. Non è così adesso. Place cross section. Left è il sinistro. Ok. Finisce così? Col pippolino fuori, vabbè. Allora, capire, se lo piazzo qua invece e richiude tutto. Ah, mi sa che con uno sgancio succede un casino. Vabbè, ce la teniamo così. Tanto dovevamo soltanto mettere qualche esperimento in più. L'abbiamo fatto, non abbiamo grossi problemi. Ma andremo sempre su Valentina, direi. Abbiamo il nostro mitico asparagus staging che ho spiegato nello scorso episodio. È venuto un po' tagliato, quindi se non l'avete capito chiedete che ve lo rispiego. Non ci sono assolutamente problemi. Peserà un pochino di più, però abbiamo anche questa sonda che lasceremo in orbita e che sarà controllata a un, come si dice, un'intelligenza robotica, quindi non vi preoccupate, cioè, può stare da sola. Va bene. Perché credo che se faccio così si sgancia da tutti e due, che è proprio quello che voglio. Non è stata attaccata neanche sotto.
Facciamo un test, va. Questo è Minimus. Chi c'ha il comando? Gemeria. Già detto che deve andare Valentina. Lanciamo. Oh, se dico stupidate, scrivetelo nei commenti. A parte che penso di rendermene conto da solo. Però scrivetelo nei commenti, così funziona da lezione anche per gli altri. Deploy. Beh, bello. Quindi rimane attaccato. Ok. Sì, direi che per un affarino così piccolo ne possiamo fare anche a meno, eh. Ops. Quindi abbiamo sbloccato una cosa che non usiamo. Fantastico, vabbè. Proviamo a usarla per altri razzi. Non faremo soltanto questa missione adesso. Anche perché credo che non ci metteremo molto a fare la missione su Minimus. Bravissimo, ne abbiamo ancora punti scienza. Parachute issues. Allora, dobbiamo vedere se i paracaduti sono messi correttamente. Credo che sono messi correttamente. Vabbè, è un po' rintornato. The coupler attached wrong. Chasing will remain after the decoupling. Ma rimane qua, rimane là, preferisco che rimanga attaccato alla navicella. Tanto fa niente, è brutto da vedersi, ma sopravviveremo, no? Lanciamo. Sarebbe utile sbloccare le porte RCS, perché così potremmo mettere degli RCS sulle sonde e sono ancora più efficaci. Allora, questo è Moon, l'avete già visto, e questo è Minimus. Lo settiamo come target, vediamo un attimo dov'è, è dritto davanti a noi. Che non è male come cosa, vedete, leggermente inclinato. Non è assolutamente difficile, cioè ci vuole un po' più di delta V per arrivarci, ma non è assolutamente difficile. Quindi, con la Sparago Stage che abbiamo già visto che abbiamo carburante proprio a più non posso, direi che possiamo partire. Ok, andiamo una piccola inclinata. Oddio. No, deve bastare così. Come al solito il primo step è quello di andare in orbita. Guardate com'è contenta Valentina. Ciao, finalmente notata da quei maschi maschilisti. Sentite delle cose terribili dette a Samantha Cristoforetti, che sfortunatamente ne rimaneva ancora un po' su sull'ISS, perché boh, sono stati casini con le con i rifornimenti, insomma, lo sapete. E gente che gli ha scritto, ah, è meglio che te ne resti lì. Oh, ma è tipo la persona italiana più importante d'Italia. E gli dite queste cose qua, sta facendo la cosa più figa dell'universo. Cose che voi vi sognate. Mi permettete anche di giudicarla. Deve stare a casa la donna. Nel medioevo siamo. Cioè, non ho capito. Tanta stima per Samantha. Pollice in su a manetta proprio. Grazie. Sei il nostro l'orgoglio del nostro paese. Non è una cosa detta tanto per Dio, lo penso davvero. Ci vorrebbero più ragazze che studiano per diventare così, per inseguire i loro sogni, non si fanno fermare da quello che dicono gli altri. Non solo le ragazze, anche i ragazzi, però vedo che in genere le ragazze sono quelle un po' più bistrattate, che vedono frenare, vedono frenata anzi la loro iniziativa. E poi io sarei maschilista, Non ho detto anche questo. Mi piace il razzetto così al rovescio. Come vedete non abbiamo avuto problemi di atterrito perché siamo partiti piano piano.
Ah, una cosa che mi sono dimenticato è che adesso non scompaiono più le cose quando siamo sul pianeta, nei raggi di 2 km e mezzo. Quindi se mettiamo dei paracadute sui nostri stage, può essere che riusciamo a recuperare. Non l'ho fatto stavolta. Tra l'altro costerà parecchio sto razzo, quindi forse ho fatto un po' una cavolata. Lo scopriremo soltanto giocando. Ok, ci siamo quasi. Continuiamo a circolarizzare sempre di più. Inseguiamo questo. Siamo già switchati la moneta orbita. Bene. Iniziamo già a fare il minimo di inclinazione che ci serve per metterci bene con Minimus. Perfetto. 74. Che è ancora più che perfetto. Sentiamo ancora un po' di atmosfera. No, no, you down. Devi andare giù, devi andare. Ok. Facciamo un add maneuver e vediamo un po'. Con la rotella potete fare le manovre più precise. Non so se lo vedete. Sto usando la rotella adesso. Sul triangolino, sul tondino verde la sto usando. Perfetto. Quanto ci dà 3 minuti di burn? Se pesa. Neanche dobbiamo iniziare a farlo subito perché si sta avvicinando sempre di più. Mi piace che è uscita, sembra floscio. Il razzo floscio abbiamo fatto. Ho detto razzo. Io ho detto flush. Non sto puntando direttamente sull'obiettivo perché così quando andiamo ancora un po' di altitudine abbiamo ancora un po' di tempo per finire la manovra, se no non ce la facciamo in tempo. Vedete, tra 20 secondi arriviamo alla Poasse, che è il punto in cui la nostra velocità è più bassa, e poi iniziamo a scendere. Quindi dobbiamo spostarci ancora più indietro. Ok. Così dovrebbe andare bene. Secondi, però stanno diminuendo lentamente, quindi ce la facciamo di sicuro. Tanto basta stare sopra i 70.000 metri per non sentire dell'atmosfera, quindi anche se siamo qua ad esempio fino alla manovra qua va ancora bene, non sarà circolare perfetta ma chi se ne. Ok. Beh, abbiamo passato da un po' il nodo, eh. Non so perché ci stiamo inclinando in basso, dobbiamo inclinarci in alto. Ah, perché sto puntando nel posto sbagliato, ecco perché. Ok. Va bene, non è per niente circolare, ma siamo sopra i 70 e tanto ci basta. Bene, impostiamo la seconda manovra per vedere di raggiungere questo benedetto Minimus. Interesting, sembra ci sia qualcosa qua, eh. No, così usciamo dal pianeta. Ok, stavo scherzando, stavo scherzando.
possiamo anche aspettare di fare un'altra orbita, che in realtà dovremmo farla qua la manovra. Però forse se la spingiamo qui può essere comunque ottimale. No, come se fosse Antani proprio. Qua abbiamo un incontro con la Luna in compenso. Ci fa molto piacere tutto ciò, ma no, non ci sono mica un incontro con la Luna. Attenzione però, così ce la potremmo quasi fare. Ops. Vedete, qui incontriamo la luna se lo lascio così. E qui incontriamo anche Minmus. Beh, cosa c'è di meglio di fare un doppio incontro? Niente, quindi facciamo un doppio incontro. Facciamo. Tra 18 minuti è il punto. Quindi direi più o meno qua. Warpiamo fino lì. Ok, tempo di aggiustarci. Mamma mia, ci muoviamo lentissimi. Non so se vedete quanto lentamente si sta spostando il. Ho acceso un attimo il motore per dare un po' più di spinta. Anche perché le fine non servono più a niente, le alette che ho messo dietro. Ma il fantastico nono di manovra che avevo fatto è andato in vacca. Maledetti. Devo velocissimamente farne un altro. Perfetto. Andiamo a fare un po' di aggiustamenti, ma ce la faremo. Perfetto, stiamo guadagnando molta più velocità perché abbiamo tolto tantissima massa. Piano, 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 piano. Perfetto. Perfetto, doppio incontro, autosaving e mi sciala popolo, lo faccio anche io un bel salvataggio.
Cannot auto warp so far. Perché? Intanto warpa fino lì, va. Ah, abbiamo un po' di esperimenti da fare, eh? Un attimo che devo beccare dov'è. Log partial data. Trasmettiamo. Ah, 18 punti scienza, che schifo non ci fanno. L'antenna ha trapassato tutto. Oddio, sto andando troppo veloce. Ok. Vedete che siamo, se adesso mi tolgo di qua, siamo vicini alla Luna, a Moon. Direi che possiamo fare qualche altro esperimento. E ritrasmetterlo. Temperatura l'abbiamo già fatta. Se warpiamo fino qui, noteremo che siamo in orbita d'incontro con Minmus. Ho fatto bene i conti. Non so come si chiama questa manovra, non so se è una manovra di Hoffman, Patched Conics, nomi strani che io continuo a leggere sul forum di Kerbal, ma non capisco. Quindi, se qualcuno sa cosa. Ah, ho usato una fionda gravitazionale, ecco cosa ho usato. Mi è venuto in mente. Quindi, sto usando la forza di gravità della Luna per aiutarmi a raggiungere Minus, quindi risparmiamo carburante. È una cosa che fanno nella realtà, che hanno usato ad esempio per la Voyager, l'hanno usato un sacco di volte. Per i rover che sono andati su Marte, mi sembra che abbiano usato le fionde gravitazionali, correggetemi se dico baccate. Insomma, avete capito che è una figata come. Non ci siamo. Ci siamo o non ci siamo? Non si capisce bene. Sì, sembra che ci siamo su Minus. Ok, facciamo un altro bel F5 perché abbiamo fatto un po' di esperimenti. Warpiamo fino qui. Se non avete mai visto Minmus, preparatevi a rimanere stupiti da questa gigantesca palla di gelato. Guardate di che colore è. Ma l'avete visto dall'immagine di copertina, quello che l'avete già visto. Ma devo fare sempre il misterioso. In effetti, se iniziamo già adesso a diminuire la nostra velocità. No. Volevo capire un attimo come ottimizzare la discesa sul pianeta. È un casino. C'è poco da fare. Però abbiamo un giorno. Un giorno di tempo prima che perdiamo l'orbita. Quindi non c'è niente da temere. Non hanno cibo, non hanno acqua in questa versione di Kerbal. Appena, credo che quando uscirà la versione compatibile con 1.02 della USI la installerò, che è quella che aggiunge, beh, le risorse già l'hanno aggiunta qua, ma il cibo e l'acqua aggiungono anche, e rende tutto molto più difficile, e anche un po' più palloso, passatemi il termine, ma. Oh, in tempo reale vi dico che Alex Stoica si è iscritto al canale, grazie Alex. Quindi iscrivetevi, continuate ad iscrivervi. Mi fa piacere, ho visto che i video di Kerbal stanno andando molto bene. Ho visto che non volete che chiudiamo City Skyline, non vi preoccupate, faremo un'altra serie. Però ci vuole un po' di pausa, vi facciamo vedere gli altri giochi. Fidatevi di noi e seguiteci. Uno è Broken Age, che prenderà appunto il posto di City Skyline. Molto bello, un'avventura grafica, non c'entra niente con Cities Skylines, però guardate, cioè, come chi ci segue vede i video di Kerbal che non c'entrano niente con Cities Skylines, però sono belli, seguiteci, fidatevi. Già detto?
Vediamo di avvicinarci 47 minuti, forse possiamo velocizzare ancora un po'. 2. 5 minuti. 3, 2, 1. Perfetto, ok, ecco perché era così difficile. Allora, il punto ottimale per discendere sarà qua. Oh, non così violenta la discesa, magari. Il sole dov'è? Lì. Quindi il lato illuminato è quell'altro. Dobbiamo fare due manovre. Tanto per cambiare. Quindi prima lasciamo in orbita il nostro satellitino, che continuerà a fare i suoi esperimenti. In effetti potremmo. No, beh, non esageriamo. Perché se arrivavamo sul pianeta con quell'esperimento facciamo ancora più punti scienza, ma non esageriamo. Poi facciamo troppi punti scienza, che gusto c'è. Non esageriamo perché è del peso in più, no? Non tanto la sonda quanto il carburante che c'è dietro. Va bene, ci siamo. Warpiamo fino a qui. Il sole è lì, ok. Mentre Minimus, eccolo qua! Hanno gelato al pistacchio. Sembra caduto per terra, però vabbè. Un gelato al pistacchio è caduto. Dobbiamo fare un burn di solo 18 secondi. Che pacchia. Ok, mettiamoci in posizione. Ecco cos'è che volevo sbloccare, Docking Port, quello ancora non l'ho sbloccato. Ok, direi che può andare bene come orbita. E qua facciamo la stessa cosa. No, dall'altro lato. Ok. Non mi aveva niente gratis così quando partiamo da questa luna, da Minmus. Ok. No, devi girare dall'altro lato. Ho perso il controllo. Facciamo così. E già è da questo lato. Bravissimo. Ah, perché stiamo girando di qua. Che stordito che sono. E se mettevo warp fino a qua, mi perdevo il pezzo. Soltanto 3 secondi di burn, quindi dobbiamo fare attenzione. Sganciamo la nostra sonda, guardate quanto carburante abbiamo. Addio sonda! Con che pulsante si prendeva l'altro? Non era con questo? Non era con. Beh, possiamo andare sulla mappa e quando saranno più lontani. Switch to, ecco qua. Questa è la nostra mitica sonda con i suoi esperimenti. Un'altra ventina di punti scienza. La lasciamo in orbita perché può essere che più avanti ci chiederanno altre missioni simili. Ci orientiamo magari così, così almeno i pannelli solari sono sempre esposti. Perfetto. E noi non resta altro da fare che ha cambiato un pochino l'orbita. Stesso cosa che il fatto che l'abbiamo iniettato ha cambiato un pochino l'orbita, eh.
Ok, quindi la materia in questa pianura qua sarebbe perfetto. Non ce la faremo, ma non fa niente. Anche noi abbiamo i nostri pannelli solari. No, li ho tolti. Quanta energia abbiamo? Ah, abbiamo già fatto la missione di Minmus, quindi i soldi già sono tornati indietro. Peccato che una buona parte è stata convertita in punti scienza, ma vabbè, non è un grosso problema. Se più avanti avremo bisogno dei soldi al posto dei punti scienza, toglieremo quell'opzione lì. Come ho già detto, non è un grosso problema. È brutto sto coso che mi è rimasto attaccato, mamma mia. Ho mancato di poco, niente, nessun problema, niente di grave. Ok. F5. Adesso qua le cose iniziano a farsi serie, non so se avete visto che cambia proprio il modo in cui ci approcciamo alle missioni. Ciao! È passato sotto di noi la sonda. Speriamo di non ucciderla quando noi decolliamo. È molto più piccola di... Ah, teoremo di qua, sono proprio esternito, vedete? Eh beh, con uno esternito, esternito. Ero convinto che facessimo il giro dall'altro lato. Beh, c'è una specie di pianura anche qui. Non dovrebbe essere un grosso problema. Va bene. Puntiamo al vettore retrogrado. Lentamente la nostra Valentina tira testate contro le pareti per farci raddrizzare. Grande Valentina. In effetti due pannelli solari potevamo mettere, ma ne abbiamo tantissima di elettricità. Poi si ricaricherà adesso che accende il motore. Stiamo scendendo molto lentamente, c'è nessun problema. Adesso potrebbe esserci qualche problema. L'altitudine reale non riesco a stimarla. Ma siamo ancora parecchio in alto, eh. Ci mettiamo davvero poco e ridurre a zero, quindi. Non ho messo le luci, cazzarola. Ecco cosa dovevo fare. Come vedete, qua stiamo atterrando al buio e non è la cosa ottimale. Credo che manchi poco comunque. Così più o meno riuscite a capire a che altezza siete. Non fossimo stati nella vallata, avremmo già toccato. Forse riusciamo ad atterrare su questo addirittura. Che è talmente bassa la gravità di Minmus che non avremo grossi problemi. Un altro F5. Credo che si possa decollare con gli RCS. Eh sì, ormai ci siamo.
uscendo un metro al secondo. Spero di essere vicinissimo alla superficie dove ci stiamo 6 anni. Ci stiamo 6 anni. Siamo in una discesa spaventosa, devo togliere giù tutto. Ancora non ci siamo. Dai, mancheranno 10 metri. I 10 metri più lunghi della storia. Se andava a piedi ci metteva di meno. Dovete essere molto delicate con le manovre di atterraggio. Oddio. L'ho visto di colpo precipitare. Bene, siamo atterrati. Siamo atterrati? Non siamo atterrati. No, è troppo pericoloso. Mi farebbe comodo lasciare questo serbatoio, ma... Ah, ho dovuto spegnere questo motore prima di fare questa manovra. F9. Diceva, è troppo pericoloso. Beh, manca tantissimo. È troppo pericoloso lasciare questo serbatoio sotto, lo sganciamo. Zampettine. Beh, quando lo sentiremo esplodere ci saranno abbastanza tempo per accendere il motore. 100 metri. Ti capottare proprio dal lato sbagliato, si è capottato fra l'altro. Non so nemmeno se riesco a farlo uscire, Valentina. Beh, facciamo un po' di esperimenti. 125 punti scienza. Poi faremo gli altri quando saremo un po' più in alto. Smettiamo anche questi. No. Cancel. Trasmettiamo questi. Ok. Riuscirà Valentina ad uscire da qui? No. Mi piace che fa luce il motore. Magari scendiamo un attimo giù da questa valle, la cosa si risolve. O se no esplode tutto. Vai.
Ok, esploso il pezzo davanti che tanto dava solo fastidio. Dai che si vandalizza. Oppala! Oppala! Come ho in balza! Adesso a te va così. Tuk. Va bene, no, così può andare bene. Per decollare è perfetto. L'importante è che riesco a uscire Valentina. Ok. E via Report. Vai, piantiamo la nostra bandiera. Possibilmente lontano da qui se non ci impuntiamo. Yippidi yappidi yippidi you. Evviva! Evviva! Guarda quanto salto in alto! Evviva! Ah, quando attivate il jetpack con la R, con Shift andate in su, con W andate in avanti, S indietro, A sinistra e D a destra. Vabbè, classiche cose. Non avete infinito, avete 5 unità di monopropellant. Vedete che ne ho già usato un po'. Piantiamo la nostra mitica bandiera. Il nostro logo mitico. Set name. Minmus. Oh, sono pigliato al caps lock. Minmus ice cream. Tasty, che vuol dire gustoso. Ah, e non possiamo prendere surface sample, attenzione. Però abbiamo preso altri 40 punti scienza. Più avanti metteremo delle stazioni per trivellare qui sopra. Con Eroe tiriamo fuori il jetpack, piano piano, perché se saltiamo andiamo troppo forti, ok. Perfetto. Adesso non ci resta che ridecollare. Siamo stati in una montagna così. Nella realtà non so quanto sarebbe fattibile. Abbiamo perso il motore. Il motore ci serviva. Non volevo dirlo, ma il motore ci serviva. Ah, adesso si alza. Il motore ci serviva. Cerchiamo di atterrare in un posto migliore, va. Ok. Adesso andiamo a atterrare. Intanto vediamo dov'è il nostro vettore della velocità là dietro. Ma a noi va bene andare in qua. E così non atterriamo sulla montagna, ma atterriamo qua nella vallata. Siamo nella vallata? Direi di sì. Proviamo addirittura a fare una cosa malvagia e dire no, ma io voglio andare di là. Computer, ti sto dicendo che voglio andare di là. Dove c'è la luce voglio andare? Tanto abbiamo tantissimo carburante. Ops.
Bene. Beh, siamo ancora in altissimo. Oppala. E così vedete, un pochino di luce c'è. Ci sono diversi biome anche su Minmus, quindi potremmo tornare un'altra volta e trovare punti diversi. A questo ci avviava la bandiera, a capire dove siamo già stati. No, non fare il giro della morte, anche te maledetto, dobbiamo finire la missione, voglio fare altre cose, altre missioni! Non me l'F5 qua, vai, ormai siamo quasi atterrati. Ok, lo abbassiamo a 10 e lo sganciamo. Perfetto, guardate come siamo atterrati. La perfezione, F5 che non ce la faremo mai più. Il rischio adesso è che quando ritorniamo sopra Valentina salterà e potrà buttare giù per sbaglio tutto quanto. Speriamo che non accada. Allora, temperatura, altri 40 punti scienza, questi ce li teniamo, questi li trasmettiamo. Ah, qui dentro abbiamo degli altri esperimenti, me ne stavo dimenticando. Altri 50 punti scienza per lui. E vabbè, qua saranno una ventina. Facciamo uscire Valentina. Whee! Doppio salto mortale! Guardate che salto carpiato che ha fatto. Valentina! Non bevo io, Valentina! Tuff! Yeah, viva! Yeah! Sembra felice. Yeah, viva! Sta di gelato! Sta di gelato! Ok, sono stupido, non lo sapevate? Sapevatelo. Mettiamo la bandiera. Ok. Secondo tentativo di piantare la bandiera. Minmus, Minmus. Sarà proprio di gelato. Ok. Non possiamo ancora raccogliere i campioni. Credo che lo possono fare solo gli scienziati. Quindi... però adesso ci accontentiamo di questi altri 40 punti scienza. Whee! Lippidi appidi lippidi you! Sono andato proprio... guardate che c'entro. Adesso cade. Ok, facciamo fare un altro esperimento qua. Ok, no, F, B. Perfetto, un sacco di punti scienza. Quindi, risalviamo, ridecolliamo! Chiudiamo le gambette. Questa è la nostra mitica sonda a 82 km. Vedete che ci mettiamo pochissimo a andare già in orbita.
Allora, se facciamo così, ritorniamo su Carbin? No. Un po' di meno. Meno aggressivo. Un po' di più aggressivo. Un altro incontro con la luna potremmo avere. Va bene. Adesso pesa sempre di meno la navicella, è sempre più facile farla girare. Credo che ci dia degli altri punti scienza. In space near minus, infatti. Anche tu fammi fare altri punti scienza. E l'ultimo è lui. Ok, perfetto. Perfetto. Oh, un sacco di punti scienza anche a sto giro. Ah, beh, questa forse non è una buona idea. Non volevo dirtelo, ma prima fai così. Poi guardarsi dopo. Prima fai tu fare così adesso. Mi preoccupa un po' non avere più stage, ho l'ansia da stage. Cioè, guardate, 170 metri al secondo per ritornare su Kerbin, è una stupidata davvero. Ops, no, ho fatto la cosa opposta di quella che dovevo fare. Bravissimo. Molto bello l'incontro con la luna, ma no, grazie. Come se avessi accettato. Continua a passare attraverso... attraverso Minimus, cacchiolo. Ok, così ce la facciamo, dai. Sì, ma sta warpando? Warpa qui. Ok. No, mi uccide per un minuto. Intanto Mark va, ci mettiamo in orbita. Un minuto ce l'abbiamo tranquillissimo. Non mancano 20 secondi e ora accendo il motore. Facciamo anche 30. Già sugli 8 km già siamo in orbita, è fantastico. Oppa, adesso ci sarà un incontro con la luna. Eccolo lì. Potremmo usare un'altra fionda gravitazionale, ma ci basta il carburante. Vero che ci basta, sì, voglia, ne abbiamo tantissimo. Cioè, capite ragazzi, andare su Minimus è ancora più facile che andare su Moon. Abbiamo portato ancora altri esperimenti, altre cose. Proprio una stupidata. Potremmo andare di nuovo sulla Luna, cioè, fare 6 giri. 6 giri intorno alla Luna. 40, ok, 40 già dovremmo essere in orbita di ritorno. Perfetto. Non ci schiantiamo, vero? L'importante è che non ci schiantiamo, ok. Passiamo a 13 km. Va benissimo.
Warpiamo fino qui. Me lo fa Fairwind. No, me lo fa fare, fa niente, io warpo a mano. Sto andando negli anni questa missione, voi non lo vedete perché manda avanti veloce, ma... mille peo sto andando. Beh, warpiamo almeno fino qui, spero. Intanto quello continua a girare. A volte conviene anche lasciare un Kerbal sul pianeta, perché certe volte vi chiede semplicemente di piazzare la bandiera. Se già siete lì, uscite e piazzate un'altra bandiera. Ok. Ed eccoci a casa. Casa, dolce casa. Che non mi fa warpare perché sta girando? Sta facendo cose? Ah, perché sto pigiando il pulsante sbagliato, semplicemente. E atterriamo di nuovo nel lato di notte. Vabbè, pazienza. Qui è meglio chiudere. Abbiamo i nostri scudi termici nel caso servissero. Non penso che serviranno anche questa volta, anche perché la nostra velocità orbitale è più bassa. È appena aumentata, ma vabbè. Ok, iniziamo a bruciare. Tanto non ci servirà niente sto carburante se avanza. Siamo con un'ottima angolazione, se scendessimo giù come delle pere cotte sarebbe un problema, ma invece è così, ed essendo anche angolati così, l'atterrito è distribuito bene, ed è per più tempo e quindi meno pericoloso. Ci mettiamo più tempo a tornare e quindi l'energia viene dissipata meglio. Però se posso fare addirittura così. Ah, fatemi fare F5 prima che mi dimentico. Non vedo neanche gli effetti del rientro. Forse riusciamo ad arrivare di nuovo nel lato illuminato, eh? Mai dire mai. Atterriamo forse su questo isolotto qua, se sono molto bravo con i calcoli. No, ma penso che atterreremo più in qua, non è ancora buio. Guardate le stelle che spuntano all'orizzonte. Questo è chiaramente l'impatto di un meteorite, vedete la forma circolare. Tra un po' sbloccheremo anche le missioni per i meteoriti, sono molto difficili, mi serviranno i motori nucleari, che sono una cosa che si sblocca molto più in là. Potremmo mandare delle missioni minerarie sui meteoriti, sugli asteroidi, anzi non sui meteoriti, sarebbe fantastico. Ops. Mi si sta per distruggere tutto. Mi ero un attimo distratto, cacchio. Beh, gli esperimenti se si distruggono mi rode un po', eh. Dai, ci siamo. Peccato che non si è staccato sto pippolo da qua sopra.
Eh sì, atterriamo sull'acqua. Ma meglio che niente. Tra un po' attiviamo anche i paracadute. Anzi, ormai è passato il pericolo, attiviamoli subito. Cento si apriranno del tutto, eccoli qua. Abbiamo ancora 9 metri al secondo, ma basta accendere i motori alla fine, non è un grosso problema. Ok, mi ha lasciato il gioco, l'ho recuperato al volo, non si è perso niente perché mentre stavo recuperando la nave che ho lasciato, recupereremo la di nuovo. Non che ho lasciato il gioco, ce la puoi fare, dammi sti cacchi di punti scienza. 770 punti scienza, grande, un po' ce l'avevamo già, però un po' l'abbiamo recuperata, anche i fondi sono aumentati. E Valentina Carman è livello 2, sì, finalmente. Quindi abbiamo sbloccato nuove opzioni. Con questi, allora, qua costa già 451.000, che è tantissimo. Abbiamo anche finito la missione quella su Minimus. Vedete? Piantare la bandiera su Minimus. Avessimo lasciato l'omino, sarebbe stato facile. Però non è un grosso problema. Abbiamo già fatto una missione fin là sopra, ne possiamo fare un'altra. Non è un grosso problema, no? Questo è interessante. Devo salvare un omino dall'orbita intorno alla Luna. Vediamo un po' dov'è. Dov'è? Vedo soltanto gli esperimenti, non vedo l'omino. Chissà dov'è. Boh, vabbè. Quindi, fatemi sapere che missione volete che faccia nel prossimo video. Se andiamo a salvare l'omino sulla Luna. Se vogliamo piantare una bandiera su Minimus, quindi fare un'altra missione simile a questa. Se volete che esploriamo Luna. Magari iniziamo con una sonda. Potremmo già farcela mandare una sonda. È molto difficile, bisogna sbloccare prima il motore nucleare, secondo me. Però con questo razzo qua mi sono trovato molto bene, molto efficiente. Direi che potremmo sbloccare le docking port. Allora, facciamo due conti. Abbiamo 770 punti scienza. L'obiettivo è sbloccare le trivelle, no? Prima la science tech e poi le trivelle che sono qui. Quindi ci serve sbloccare questo e sono 160 punti scienza. Questi sono 300. Quindi già sbloccando questi siamo a 620. Però sbloccheremo già questi che ci fa capire dove sono i depositi di minerali, non è niente male. Potremmo già fare qualche rover da mandare sulla Luna per un'esplorazione più dettagliata dei depositi di minerali, fare altri punti scienza. E poi iniziare a fare le cose cazzute come si deve con questo, che sono 550 punti scienza. Io opterei per questo percorso qua, lasciare perdere le altre cose per adesso, mi orienterei a questo obiettivo. Per i rover non abbiamo sbloccato ancora niente di adeguato, non abbiamo sbloccato niente, che forse sono qui sotto. Qua sono altri pannelli solari. Ah, eccolo qua, l'aurora. Mamma mia, 300 punti scienza. Però una volta potremmo fare così, questo e riuscire a esplorare la superficie per i depositi di minerali. Questo già potrebbe essere un buon percorso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Passo e chiudo, iscrivetevi, commentate, mettete un bel mi piace e condividete il video. Alla prossima!